I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è bonk e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa. Buon giovedì mattina, cari amici di Casalotto, come sempre un ben ritrovato. È un appuntamento speciale perché è il primo di una lunga giornata che passeremo insieme proprio in vista dell'estrazione che vivremo questa sera, come sempre alle ore 20. Saluto subito Lio, ciao, ben Ciao ritrovato. Arianna, ben ritrovata. Buon giovedì mattina a te, buon giovedì mattina a tutti coloro che stanno seguendo la nuova diretta. Beh, importantissima questa diretta perché oggi siamo in piena giornata d'estrazione, quindi attenzione, oggi 27 febbraio alle ore 20 voi già avrete la possibilità di seguire Casalotto alle ore 20, ma anche alle ore 14:30, alle ore 20 ci sarà appunto la penultima estrazione del mese di febbraio. Già ci siamo visti ieri pomeriggio e ieri sera, già abbiamo commentato i tanti risultati di martedì sera. Io con Marco vi ringraziamo perché veramente centinaia e centinaia di persone hanno mandato la foto dello scontrino vincente non solo del 990, anche del terno 2990. Beh, ancora una volta con pochi numeri abbiamo vinto veramente tanto, tanta roba. Ecco la dimostrazione di questo 2990, in questo caso terno nei quattro numeri, il 2990 anche terno secco perché il 990 alla ruota del Lotto di Milano, il Milano nazionale o il Milano tutte era il capogioco, quindi fantastico ancora il ritorno del 990 e poi questo fantastico primissimo colpo di gioco alla ruota del Lotto di Milano. Beh, 990 in ambo secco, 92190 unico abbinamento interno. Beh, il 990 l'abbiamo assolutamente centrato per due volte di seguito, prima alla ruota del Lotto di Cagliari e poi anche alla ruota del Lotto di Milano. Ovviamente anche Cagliari aveva dato due terni e nel corso di questa diretta noi andremo a rivedere anche alcuni altri scontrini. Ma è chiaro, oggi siamo in piena giornata d'estrazione ed è chiaro che le amiche e gli amici che stanno seguendo Casalotto vogliono già la nuova informazione. E allora io sono pronto, prontissimo con Marco a portarvi in un portale fortissimo dove avrete la possibilità ancora una volta di avere il meglio, pochi numeri, i migliori in assoluto ancora dedicati al 90. E allora vi dico, seguitemi, andiamo di là in redazione, grazie. Molto bene, attenzione perché è giusto ora come ora chiudere il mese con il 90. Io e Marco abbiamo valutato ancora una volta la miglior traccia, la migliore informazione che troverete sviluppata all'895095, fantastico portale raggiungibile da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari. Attenzione perché le condizioni sono il Bari Venezia con il 1872, beh, fantastica, sommano
90 non è una somma 90 qualsiasi, perché è una somma 90 di figura 9, quindi attenzione, perché abbiamo il 90 Bari Venezia, un ambo secco e un terno secco, e alla ruota dell'8 di Torino la 27-63. Signori, attenzione, perché conferma un ambo secco, un ambo di due numeri, solo ad una ruota, alla ruota dell'8 di Torino. Fate veramente molta attenzione a questo ambo, anche perché nella statistica, dopo l'arrivo di questo 9,90 alla ruota dell'8 di Milano, beh, la storia è vecchia. Sapete quali sono le tracce dedicate al 90? Dopo l'arrivo del 9,90 è sempre utile valutare i soliti, i classici, l'1 col 90 e il 5 con il 90, che ricordo il mese scorso è arrivato per ben tre volte l'8,90. E allora attenzione, perché da 22 anni a questa parte le informazioni sono queste, e allora attenzione, perché tutte le somme 90 che io e Marco abbiamo trattato, e troverete lo sviluppo all'895095, sono di figura 9, quindi è una somma 90 che ha una marcia in più. Siamo poi alle ultime estrazioni del mese di febbraio e questo 90 è pronto al sorteggio proprio per quest'oggi. Io vi invito a chiamare ora all'895095, il tasto 3 vi permetterà di avere ora della fine in totale due ambi, un terno secco, perché ambo eterno per Bari Venezia e un fantastico ambo alla ruota dell'8 di Torino. Via con le vostre chiamate, signori, entrate, perché è importante questo aggiornamento. Confusion, I can't get no relief. These
Molto bene, abbiamo iniziato in questo giovedì mattina, attenzione perché siamo in piena giornata d'estrazione ed è importante avere le informazioni con questo 90, un bellissimo 90, ruote gemelle Bari-Venezia e allora un classico ambo e un classico terno secco, quindi vedete che non sono mai troppi numeri, ambo terno, quindi il minimo indispensabile per rimanere in gioco. È chiaro signori che l'ambo lo potete anche unire al terno valutando i quattro numeri. È anche più facile centrare il terno. Attenzione perché c'è anche l'ambo secco alla ruota dell'8 di Torino e questo ambo è importantissimo, è un ambo di due numeri, valutatelo attentamente. Io Marco vorrei vedere anche il terno 2990, quello secco, quello nei quattro numeri, perché questo assolutamente tra il secondo e il terzo colpo di gioco alla ruota dell'8 di Milano con Milano Nazionale vi avevamo dato questa informazione veramente importante e quindi attenzione perché vi voglio anche far notare che il 990 era già arrivato alla ruota dell'8 di Cagliari e poi proprio il terno pieno 2990 è ritornato alla ruota dell'8 di Milano e attenzione signori perché anche il terno nei quattro numeri il 28990 proprio questo già aveva dato l'ambo alla ruota nazionale sabato e proprio l'altro ieri alla ruota dell'8 di Milano, beh, ed è tanta roba, è arrivato il terno. Quindi vedete, quando noi vi diciamo di valutare le nostre informazioni 2, 3, 5 estrazioni, c'è un motivo logico, di conseguenza molte persone con gli stessi numeri senza nemmeno effettuare la chiamata hanno centrato una doppia vincita. Io assolutamente vi devo fare tantissimi complimenti perché ancora una volta siete stati molto bravi nel seguire i consigli di Marco e di Lio e poi è chiaro il fantastico aggiornamento live di martedì pomeriggio ha dato proprio il terno nei tre numeri 990 perché era da abbinare all'unico abbinamento 21, ma il 990 era proprio l'ambo secco. Allora attenzione perché è importante questo mese di febbraio, oramai questo fine mese perché il 90 ma anche il 9 e attenzione a questo numeretto 9 devono ancora recuperare quelle 3-4 estrazioni che non sono arrivate, ma avete visto come si compattano poi i numeri, perché se non arrivano due o tre volte è chiaro che dopo possono anche arrivare in ambo secco. Io e Marco abbiamo sempre creduto in questo 990, anche settimana scorsa quando non arrivò il 9 nel 90 per due estrazioni, noi abbiamo insistito perché eravamo convinti da questa statistica legata al 990 e devo dire una cosa, le persone che si fidano di noi, le persone che ci hanno seguito, assolutamente si sono trovate bene centrando l'ambo e il terno e per questo noi vi ringraziamo. Arianna. Parliamo di cucina, wow. Parliamo di torte, tanto torte. Sì, di pasticceria. Ai, ai, ai. Sì, allora c'è un aspetto della pasticceria che permette di dare sfogo alla propria vena creativa ed è la decorazione. Non a caso quello che viene definito cake design è una vera e propria arte che richiede l'uso di accessori specifici, pasta di zucchero, glassa, incisioni, evoluzioni di panna, colori. Decorare torte può dare grandi soddisfazioni, dalle spatole regolabili al tappetino di pasta di zucchero, alla griglia raffreddatorta, sono molti gli accessori per sbizzarrire la creatività decorativa. Io le trovo bellissime perché sono veramente dei capolavori, però posso dire che quelle che ho assaggiato, tutte decorate specialmente per i vari battesimi di bimbi, sai che va di moda molto mettere le statuine tutte quante in zucchero, sono molto dolci. È e chiaro. Non sono mai, non mi conquistano più di tanto, belle da vedere ma da mangiare, se devo dire la verità. Assolutamente sì, non si riesce a assaporare comunque il vero sapore di una buona torta, è chiaro. Solo che comunque zucchero. La decorazione ci sta bene nella torta come in qualsiasi altro piatto di portata, ma è chiara anche un'altra cosa, bisogna avere veramente delle mani di fata per fare queste decorazioni, non tutti sono in grado di farle. Super precise, nei minimi dettagli. Assolutamente sì. Io
penso che comunque una torta, una buona torta, magari anche se si deve regalare per quanto riguarda una ricorrenza o un compleanno, faccia una bellissima figura anche con una bella scritta, semplice, pulita, e secondo me assolutamente è molto molto importante comunque personalizzare una torta. E poi dico un'altra cosa, secondo me le torte, le crostate di frutta con frutta fresca, che comunque non hanno bisogno di decorazioni, sono delle torte veramente spettacolari, anche perché la frutta fresca, se è una bella frutta fresca, già fa da decorazione. È vero, bravo, bravo, bravo. Quindi complimenti a chi le realizza, sono fantastiche, bellissime, davvero opere d'arte. Liz Taylor, tra poco ne parleremo, e poi, se riusciamo con il tempo, parleremo anche del morso di Nina Moric alla cagnolina. Ai ai ai. Ne hanno parlato qualche giorno fa live Nonella D'Urso, e se riusciamo ne parleremo anche qui nella trasmissione. Assolutamente sì, grazie Arianna. Ora io ritorno in redazione, perché anche ieri pomeriggio l'informazione del numeretto 9 è l'informazione che è andata per la maggiore, anche perché questo numeretto 9 assolutamente ha una storia, è una storia di recupero, perché questo 9 è un numero particolare. Vi ho spiegato tante volte che sin dal mese d'agosto, dove il 9 uscì una sola volta, con settembre, ottobre, aveva recuperato pochissimo e aveva appunto iniziato a recuperare a gennaio, e poi ancora si è fermato. Attenzione, perché l'arrivo di questi due 9,90, del 9 alla ruota dell'8 di Firenze, ma soprattutto della figura 9, conferma il numeretto 9. Bene, questo è assolutamente importante per l'estrazione di quest'oggi. E allora attenzione, perché tramite la condizione dell'altro ieri sera, di martedì sera, io e Marco abbiamo valutato questa informazione. Ancora una volta ristretta, ancora una volta piccola, un'informazione particolare dedicata a tutti voi. E allora andiamo di là in redazione, grazie. Ecco il portale più amato dagli italiani, l'89227, ripeto 892277, e come sempre dopo il tasto 3 voi avrete un'informazione veramente molto importante, l'informazione del numeretto 9. Attenzione, perché anche in questo caso contano le condizioni, e tramite la 2772 di distanza 45, ripeto 2772 di distanza 45, e c'è un motivo particolare perché insisto con la distanza 45, la 3663. Attenzione, perché abbiamo un'informazione importante e particolare del numeretto 9, Nazionale Venezia, un ambo e un terno. Quindi già la ruota dell'otto nazionale è ruota in causa, quindi qua abbiamo veramente tutto e solo sul numeretto 9 di fine febbraio, e a Bari Torino un ambo secco. Quindi vedete che ancora una volta ci sono pochi numeri, i migliori in assoluto, validi per il concorso di quest'oggi. L'89, questo portale 2277, ripeto 89 2277, è lì per voi e a vostra disposizione. Tasto 3, entrate ed ascoltate l'informazione del 9, Venezia Nazionale, un ambo e un terno, e attenzione alla condizione di Bari Torino, un ambo secco. Ecco, ancora una volta, pochi numeri, migliori in assoluto, voi vi rendete conto che è veramente il minimo indispensabile per rimanere in gioco. Quindi non avete pagine di numeri che vi possano creare confusione, assolutamente no, il minimo, con una informazione veramente lineare alla portata di tutti voi. Bene, l'89 22 77 a vostra disposizione, entrate ed ascoltate. Ma signori, così con semplicità questa informazione del numeretto 9 valida quest'oggi. E allora io aspetto le vostre chiamate da rete fissa e dai cellulari, e lo sapete che dopo il tasto 3 avrete questa possibilità veramente imperdibile.
show è la serie di What is in a bag. Condition, I got to move, and I got to move, and I got to move. Well, you see a so-called sister, she went bell-bagging in a rocking chair. And when she's drinking a beer and a whiskey, and tell the people that she don't care. I declare that his world is in a bag. Condition up is the world is in a bad condition. I got to move, I got to move, I got to move. Well, you see the so-called deacon, he declared that he's living so true. And when he takes a collection, he slips a dollar down in his shoe. I declare that if the world is in a bad condition, oh, if the world is in a bad condition, oh, and I got to move. Molto bene, io con Marco ringraziamo ancora tutti voi che già avete ascoltato questa informazione, numeretto 9, indispensabile per l'estrazione di quest'oggi, e ancora una volta questa informazione è l'informazione veramente che fa la differenza, perché nasce esclusivamente dalla figura 9, dalla 27,72 miglior distanza, perché è la distanza 45, e dalla 36,63 distanza 27. E allora attenzione, perché l'informazione è veramente strabiliante, ma attenzione, perché io devo comunque richiarire le idee un po' a tutti voi, perché quello che commentiamo io e Marco in diretta corrisponde sempre a verità. E allora vediamo il 2990 di Cagliari Milano, di com'era questo terno, e poi è inutile che scrivete su WhatsApp: ah, ma io il terno non l'ho più giocato, perché l'informazione di questo 2990 di sabato era Cagliari-Milano. Bene, alla ruota dell'otto di Cagliari il 990 è arrivato, e guardate, l'altro ieri, ovvero martedì, gli stessi numeri hanno dato 2990 alla ruota dell'otto di Milano, terno secco, terno di tre numeri. È chiaro che i numeri vanno seguiti 3-5 estrazioni, è chiaro che molte persone hanno levato la ruota dell'otto di Cagliari e hanno continuato il terno sulla ruota dell'otto di Milano. Questa vuol dire fiducia. Noi vi ringraziamo, perché ancora tantissime persone sono veramente molto contente, molto soddisfatte di questa vincita particolare. Beh, insomma, un terno è veramente tanta roba, quindi terno martedì, due terni sabato con il 9,45,90 secco nei quattro numeri, e al primo colpo anche sabato il 9,78,90 sempre nell'aggiornamento live, e proprio sabato il 2,8 alla ruota nazionale, e proprio questo 2,8 aveva 2,8,9,90. Beh, attenzione, il giochetto di continuare il terno anche sull'altra ruota ha portato proprio martedì il terno 2,9,90, perché l'intera informazione era 2,8,9,90, di conseguenza stiamo veramente andando molto bene. Ma attenzione, perché mancano due estrazioni alla fine di questo mese di febbraio, e vi dico una cosa, ne vedremo delle belle. Arianna, wow wow, beh, già quell'ultima estrazione è stata fantastica, no, che vedremo. Poi comunque, a parte l'ultima estrazione, anche in questo mese di febbraio, dove il 9,90 era attesissimo, è andata bene anche con altre informazioni
formazioni che non hanno nulla a che fare con il 990, ma anche sabato il 7390 alla ruota di Roma, e poi ancora due sabati fa il 981 alla ruota dell'8 di Roma e ancora il 90 alla ruota dell'8 di Torino. Arianna, io voglio ricordare semplicemente i 3590 di gennaio, e attenzione perché molte persone oltre ad aver vinto il 590 alla ruota dell'8 di Bari, di Torino e nazionale nel mese di gennaio, poi hanno iniziato con questo 990. Ora della fine il 590 è come il 990, certo. Quindi la statistica è questa, e poi a gennaio era arrivato anche l'1,90 alla ruota dell'8 di Napoli. Beh, insomma, è tanta roba, quindi vedete che quello che io e Marco diciamo corrisponde sempre a verità, quindi è importante valutare la statistica, ma soprattutto seguire le nostre dirette con i nostri aggiornamenti. E gli amici da casa lo sanno perché vi conoscono ormai da tempo e quindi sanno che... Beh, assolutamente sì, ma sai, a noi piace essere giusti con tutti voi, anche se purtroppo c'è sempre qualcuno che si lamenta, quelle 3 o 4 persone abituate un po' a seguire tutti si lamentano sempre perché non hanno vinto il 990, perché è uscito il 990, magari non l'hanno giocato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io dico una cosa, le persone che oggi seguono Lio e Marco, domani seguono quello che i numeri gli passa il funzionario dell'otto, oppure quella che i numeri li prende dalla sfera di cristallo, non vinceranno mai perché hanno confusione, si creano confusione, e quindi con semplicità bisogna seguire una persona e continuare a seguire quella persona. E adesso parliamo di personaggi, parliamo di Liz Taylor, ultima diva dell'epoca d'oro di Hollywood. Nasce un giorno come oggi, il 27 febbraio del 1932, ad Hampstead, sobborgo di Londra, da genitori americani. Si trasferì negli USA allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, debuttando a 9 anni sul set con Torna a casa Lassie. Il secondo successo fu Un posto al sole, seguito da Il gigante e l'albero della vita. Gli anni 60 le regalarono 2 statuette come miglior attrice protagonista per La Venere in visione nel 1961 e Chi ha paura di Virginia Woolf nel 1967. Dopo aver recitato con Paul Newman e Richard Burton, col quale poi si sposò ben 2 volte, andò incontro a un lento declino che la gettò nel tunnel della dipendenza. Rinata, si dedicò alla lotta contro l'AIDS, per cui le fu riconosciuto nel 1993 l'Oscar umanitario. Scomparve poi nel marzo del 2011. E l'abbiamo voluta ricordare proprio oggi. Beh, assolutamente, abbiamo fatto bene perché è un grandissimo personaggio, una star di Hollywood, sicuramente un personaggio con una vita molto movimentata, assolutamente bravissima nel suo lavoro, e se ancora al giorno d'oggi noi ricordiamo Liz Taylor, vuol dire che comunque ha colpito, ha rapito i nostri cuori, almeno con 1, 2 o 3 dei lavori, perché comunque ne ha fatti veramente tanti, anzi tantissimi, quindi nasceva proprio un giorno come oggi. Sì, il 27 di febbraio. Io sto guardando il tempo, dimmi tu con le linee come siamo messi. Ma passa velocemente, passa in questo, assolutamente oggi. Sì. Beh, meno male che prima dell'estrazione di quest'oggi c'è ancora la diretta del pomeriggio, sì. Quindi alle ore 14.30 avrete delle altre possibilità, ma io ritorno in redazione perché è stata veramente importantissima l'informazione del 90, tutti vogliono il 90 tramite questo portale, e allora miglior 90, ma sapete perché il 90 è importantissimo? Perché nasce dalla figura 9. E allora andiamo di là, in redazione. Grazie.
Molto bene, io sono di nuovo in redazione. Attenzione alle condizioni del 90 alla ruota di Torino. 63-27 conferma un ambo secco, quindi qua abbiamo il 90 che nasce dalla figura 9. Attenzione, miglior condizione. La 18-72, beh, straordinaria come condizione, di conseguenza questa è l'informazione che per forza di cose voi dovete avere se volete rimanere in gioco con i consigli di Marco e di Lio. Quindi abbiamo un fantastico ambo secco alla ruota dell'8 di Torino, un ambo di due numeri, quindi alla portata veramente di tutti voi. Allora io vi dovrei dire una cosa, magari un euro in più su questo ambo lo potete anche valutare. Il Bari Venezia, un ambo e un terno, sempre con il 90, ambo secco, sempre secco, eterno secco, ed è chiaro che qua potete unificare ambo alterno, valutare i quattro numeri per terno, e sui quattro numeri è chiaro che è anche più semplice centrare il terno. Allora, signori, ci sono condizioni e condizioni. Voi ricordate la condizione degli zerati di figura a Milano, gli zerati che erano appunto il 30-70-80 nell'estrazione del 20 di febbraio? Bene, quegli zerati 30-70-80 era un terno di somma 90 e proprio quell'informazione ha dato il 9,90 in base alla ruota dell'8 di Milano e il 2,990. Quindi attenzione, perché quella era una condizione unica a ruota, alla ruota dell'8 di Milano, e queste due condizioni di figura 9 sono altrettanto importanti, quindi voi dovete assolutamente capire il valore delle condizioni, e queste condizioni sono veramente importanti. Signori, l'informazione completa di due ambi e un terno secco la trovate solo all'895-095. Attenzione, tutte somme di figura 9. Via con le vostre chiamate. Che bello è parlare al mattino con te. È bello ogni giorno di più, bambolino dagli occhi blu. Che fuoco è la luce che illumina te e splende ogni giorno di più, bambolino dagli occhi blu. Il nome tuo, oh no, io non dirò, così segreto per sempre sarà. Perché in amore, oh sì, questo io so, poco si dice e molto si fa. Dua chua, dua chua wa. Che gioco è ballare nella notte con te, girando ogni istante di più, bambolino dagli occhi blu. Che sogno è dormire abbracciato con te, ruotando fra le stelle su e giù, bambolino dagli occhi blu. Il nome tuo io non dirò, così segreto per sempre sarà. Perché in amore tu, questo io so, poco si dice e molto si fa. Dua chua, che mondo è quello che abitiamo io e te, è grande ogni giorno di più, bambolina dagli occhi blu. Il nome tuo, oh no, io non dirò, così segreto. E molto si fa.
Molto bene, siamo quasi addirittura d'arrivo anche per questa prima diretta dedicata all'estrazione di quest'oggi. Attenzione perché c'è questo fantastico tutto in uno tramite l'8934 9434. Chi vuole ascoltare questa informazione è chiaro che avrà la possibilità tramite questa chiamata di avere la migliore informazione. Allora attenzione perché in questo portale voi avrete l'otto segreto, un ambo secco e un terno secco. Attenzione da valutare l'otto segreto, anche perché due sabati fa l'otto segreto ci aveva dato un fantastico terno 9-68-81 al primo colpo a tutte le ruote. Di conseguenza è giusto ricordare anche delle altre vincite assolutamente importanti. Ma attenzione perché sempre all'8934 9434 voi avrete la possibilità di avere un'informazione veramente importante e particolare con l'8 Planet Firenze-Milano. La condizione dei numeretti il 2 e il 9 è una conferma importantissima appunto di l'8 Planet. E allora ritorniamo indietro di 22 anni fa, quando c'era l'8 Planet, quando c'era l'8 segreto. Attenzione perché all'inizio avrete appunto questa particolare e rara informazione, e poi è chiaro che dopo il 9.90 abbiamo la nuova informazione dedicata unicamente alla ruota dell'8 di Milano. E allora attenzione perché con l'unione fa la forza, abbiamo tramite l'8934 9434 il miglior tutto in uno. E allora valutate attentamente il 9.90 con un solo abbinamento, il migliore in assoluto di stasera. Via con le vostre chiamate da rete fissa dai cellulari. Lo sapete che quando avrete ascoltato l'ambo alterno che vi interessa potrete anche chiudere la chiamata, così facendo risparmierete. Io aspetto le vostre chiamate. I got to keep busy my smart mind. That is a lonesome and so loose. It's time for me to ci vediamo
tra poco alle 14.30, tra qualche ora in realtà, per passare insieme un'altra ora insieme, per poi arrivare all'estrazione di questa sera alle ore 20, che come sempre ci sarà e la vivremo insieme. Un grazie a tutti voi, una buona mattinata, ciao Leo. Ciao Arianna, grazie a te, grazie a Marco, grazie a tutti voi. Continuate a consultare i nostri portali perché sono sempre a vostra disposizione con l'aggiornamento valido quest'oggi. A dopo, ciao! Ciao.